Qual è il problema, signorina? Dottore, mi è successa una cosa stranissima. Sì. Quando mi eccito il mio seno si rizza verso l'alto. Non ho capito, scusi. Quando mi eccito il mio seno si rizza verso l'alto. Sì. Diciamo che è una patologia da strana. Giusto, a favor di luce. Ecco. Come... vabbè, quindi il seno, cioè, si alza. Sì, si alza. Così. Così. Vediamo, diciamo, questo presunto seno. Vediamo, sì. Dobbiamo... sì, si spogli, così almeno vediamo la... cioè, quando pigli si alza un seno. È una cosa strana che nella medicina non... ecco. Ok, bene. E quindi, diciamo... è una malattia grave. Diciamo che il fatto che sia grave, questo non lo so. Se è grave. Sicuramente è molto contagiosa. Il fatto che si rizzano. Cicala viva, la cicala viva! No, guarda, le cicale ci ho mangiato, signor. Buone, buone. Un po' di ciambozzo, signore. Sono fatta al dadi. Senti, queste triglia quanto sono? A 10, signore. Ah, già sta scritto. E queste? A 20. 10 euro e 20 euro. Scusa, mi sembrano uguali. Uguali. Ah. E queste sono morte, signore. Questo vive, eh? Queste sono morte e queste sono vive. Senti, per piacere, mi ammazzi un chilo di queste. A vici trovai, signore. Compri il pesce. Compralo qui, paghi a Natale. Signora, paghi a Natale, vieni. Grazie. Filetto, signor, per la famiglia, ah, certo, la grande. Oh, i bambini, ai bambini fa bene, grazie. Un altro, per favore. Vai a cialare. Bambina adulta, la nonna, compra qui paghi a Natale. Arrivederci. Oh, ma dove vai? Beh, e i soldi? Scusa, paghi a Natale? A Natale, mio cugino, via dove stai? Beh, dici tu muovi. Natale, so io, ma fraga, ma i soldi? Chiamo in casetta. Parlo io con maresciallo, non ti preoccupare. E figurati. Maresciallo, qui. Dammi il tempo. Il tempo? E one, e two, e one, two, three, four. Biba blue, she's my baby. Biba blue, I don't need baby. Biba blue, she's my baby. Biba blue. Maresciallo, il tempo volevo io. Mario! Qui, oh, carissimo! Da poco! Alla grande! E a casa? Sto bene! E ti sei sposato? Non ancora! E che stai aspettando? Il pullman! Lui è arrivato! Ci vediamo, eh! Ciao! Mi scusi, ma lei che cosa mi aveva chiesto? L'aspirina! L'aspirina? Ma che cosa doveva succedere stasera? Io gli ho dato la stricnina! Stricnina? Cioè, assurdo, vedi, certo succedere degli equivoci. Lei mi chiede l'aspirina, io invece gli ho dato la stricnina. Madonna. E vabbè, che differenza sta? Che differenza sta? 2 euro. Ma non costa più. Ma stasera là a casa chi si deve trovare, poi? Non è che mi sono scappato. Ma per fortuna mi sono accorto. Che va bene. Arrivederci. Buongiorno, dottore. Buongiorno, ci si rivede, eh? Ma no. Aspetta. Chi è quella? Chi? Perché ti ha salutato? Perché l'hai salutata? Come la conosci? Il detective stai facendo, ma non ho capito come la conosco. La conosco perché uno le persone le conosce, voglio dire. Cioè, l'ho conosciuto per motivi professionali. Professione? La tua o la sua? Cammino! Prego mia madre! No! Caro fratello,
scusa se ti scrivo solo dopo 3 anni, ma ho un problema serio. In pratica ho sposato un vero e proprio maniaco sessuale. Mi spiego. A mio marito piace fare l'amore con me in qualunque posto mi trovi. Vuole fare l'amore mentre sistemo il bagno. Vuole fare l'amore mentre stendo i panni. Vuole fare l'amore mentre cucino. Vuole fare l'amore mentre scrivo. Oh, oh, oh. Ancora un quarto d'ora, ragazzi. Ehi, il participio passato, dai. Abbiamo fatto gli esempi ieri. Scusa. Se il participio passato del verbo asciugare, il participio passato asciugare è asciutto. Il participio passato di prosciugare... Prosciutto. Esca. Prosciutto. Non scrivi la penna. È meglio che sì, era destino forse. Dov'è che lavori tu? Ma sono meglio. Ah. Scrivi, scrivi. Scrivi tutto quello che vuoi. C'è sempre a me. Proprio a me doveva succedere. Scusa, sono 30 anni che ho la patente. Questo è il primo incidente. Scusa. E allora, facciamo un brindisi. Brindisi. Pina un po' di spumante. Che assurdo proprio. Giovane, a me un po' di attenzione per piacere, va. Mannaggia, va. Devi stare attento. Perché? Devi fare la retromarcia pure. E dimmi se devi fare la retromarcia, così mi metto più sotto qua. Brescia. Sì. Chi è il morto? Quello che sta nella bara.